Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ, un saluto lo facciamo al nostro prof di calciomercato che è appena rientrato dalla Germania, una settimana ricca e noi ora dobbiamo prenderci questa settimana e farla nostra, dobbiamo un po' sapere quello che è successo, però come dire, ve lo dico subito, nel menù c'è tanto calcio. Mercato, carissimo Giovanni, un saluto a te e come stai? Ben trovati, ben trovati. No, sto bene. Credo sia stata una bella settimana significativa, impegnativa, però anche importante per veder nascere questa Juventus, al netto poi del risultato dell'amichevole con Norimberga, ma lascia il tempo che trova. Secondo me si sta lavorando bene per far nascere la squadra con l'identità giusta che vuole l'allenatore. Perfetto, allora le parole di Motta sono state rassicuranti nel finale dove ha detto che creeremo una squadra competitiva. Allora Giovanni, velocemente prima di passare diciamo il menù che piace ai nostri amici da casa, tranquillizziamoci. Ieri sera c'è stato un po' di panico, la sconfitta 3-0, però ragazzi miei, parliamo di una settimana appena di lavoro. Giovanni, li possiamo tranquillizzare, giusto? Assolutamente sì, ma guarda, io ti dico una cosa, la Juventus ha appena cominciato la preparazione atletica, il Norimberga l'ha conclusa con la Juventus, considerato che il 3 agosto comincia il campionato, quindi è inevitabile che insomma, la formazione inglese fosse molto più avanti, pronta, in palla. La Juventus è inevitabile invece che fosse un po' sulle gambe, ma è tutto normale, ci sta. Certo, ti dico anche una cosa. Siccome non è mai bello per la Juventus perdere, un risultato 3-0 è giusto che crei quella rabbia agonistica che fa preparare meglio le prossime partite, perché poi, secondo me, alla fine si poteva anche evitare almeno uno dei tre gol che la Juventus ha preso. Sul finale, insomma, è calato un po' troppo l'attenzione. Credo anche per una questione di lucidità. Però, insomma, per adesso va bene così. Pensiamo adesso alle prossime occasioni che dovranno essere utili per continuare a crescere sul piano atletico e anche sul piano tattico. Perfetto, allora Giovanni ci ha tranquillizzato anche perché Giovanni ha vissuto una settimana insieme alla Juventus e in questa settimana, chiamiamo settimana tedesca della Juve, la prima vera settimana di Thiago Motta nelle vesti di allenatore di mister, e perciò ragazzi siamo tranquilli che la Juve ha tutto il tempo per crescere, ha detto stesso Giovanni, diamogli tempo e poi come dire gli appuntamenti importanti arriveranno in futuro. Giovanni, andiamo nel menù. Il menù che interessa ai nostri amici da casa, quello che vogliono mangiare, quello che si vogliono gustare, andiamo sul calciomercato. Ieri sera hai dato una notizia, Todibor, ma è vicinissimo alla Juve. Todibor è vicinissimo alla Juve, se già sai dirci magari se ci saranno dei giorni particolari per l'arrivo di Todibor, oppure ancora dobbiamo aspettare. Guarda, io credo possa essere già ad inizio settimana il primo momento utile per portarlo a Torino, affinché possa fare le visite mediche, possa aggregarsi al gruppo. L'ostacolo maggiore era quello dell'apertura al prestito da parte del Nizza. Una volta che quell'ok è arrivato, c'è semplicemente da definire gli ultimi dettagli, le condizioni che devono portare all'obbligo di riscatto. Magari può ballare il milione sul prestito oneroso, però bene o male la situazione è indirizzata. Todibo arriva per una cifra complessiva di 35 milioni tra prestito e riscatto, sarà un obbligo di riscatto condizionato ed è ormai prossimo all'arrivo alla Juventus. Ed è quel giocatore che Thiago Motta da tempo ha chiesto per potenziare la linea difensiva. Ben diverso rispetto a Calafiori, questo è bene dirlo, però è un marcatore importante che credo possa anche pianificare l'eventuale post Bremer. E su questo, secondo me, la Juve fa in anticipo un colpo importante di prospettiva. Quindi, ripeto, a inizio settimana credo sarà già a Torino. Siamo nella definizione dei dettagli. Come arriva Todibo? Arriva dopo la cessione di Tausen, che è un ragazzo che la Juve ha voluto sacrificare
Credo sia piaciuto poco a Thiago Motta per l'atteggiamento mostrato in questa prima fetta di preparazione a Torino, è il motivo per cui non lo ha convocato in Germania ed è il motivo per cui è arrivato l'ok definitivo anche da parte dell'allenatore sulla cessione del ragazzo. La Juve gli aveva proposto un anno e mezzo di prestito, lui aveva visioni diverse, credo alla fine sia stato giusto separarsi. Al Bournemouth avrà anche l'opportunità di giocare in Premier League, di mettersi in mostra. La Juventus, oltre a prendere i 18 milioni subito, si riserva la percentuale sulla rivendita e credo questo possa essere molto interessante, considerato che comunque il giocatore si andrà a misurare in un campionato importante. Perfetto Giovanni, allora penso che con Todibò hai chiarito bene tra il tuo contenuto serale di ieri e stamattina, la situazione è chiara. Ora vogliamo sapere una cosa importante perché diciamo è il colpo dell'estate, il colpo tanto atteso, la telenovela, se io la chiamo la telenovela argentina, ma è vero che la Juve ha fatto l'offerta già all'Atalanta oppure la Juve si sta preparando a fare No, l'offerta? Parlo di Koke Menes. no. La Juve fa l'offerta a inizio settimana. Perfetto, perciò ancora non c'è nessuna offerta. E se vogliamo proprio un momento giusto, appena si ufficializza la cessione di Sulè, la Juve fa l'offerta e Perfetto, comincia la passiamo. trattativa. E devo dirti anche una cosa, perché poi non bisogna sottovalutarla. In questo momento mi risulta l'Atalanta sia indispettita nei confronti della Juventus. Per quale Perché? motivo? Per È quale motivo? perché tutto il mondo parla di Cop Miners alla Juve, tutto il mondo, e non da ora, da mesi, perché a gennaio abbiamo cominciato a parlare di Cop Miners alla Appunto. Juventus, e però l'Atalanta ad ora non ha mai ricevuto un'offerta ufficiale. E quindi credo in questo momento qua sia il gioco delle parti. Dopodiché ti dico anche una cosa, l'Atalanta ha un'ottima proprietà, difficilmente rifiuterebbe un'offerta importante sui 50 milioni e quindi mi aspetto più avanti un'apertura, però per dirti che non sono tutte rose e fiori, e non è che in questo momento qua l'Atalanta stia aspettando la Juve per parlare cordialmente di Coop Miners. Tant'è che gli ultimi segnali che arrivano sono quelli di Percassi che dice non è sul mercato, l'Atalanta fa l'amichevole e Coop Miners gioca titolare. Diciamo, sono tutti segnali che ti portano a pensare che l'olandese non sia fuori dal progetto dell'Atalanta, ma dentro il progetto dell'Atalanta. È chiaro che in questo momento il club nerazzurro ha anche l'interesse a tenere alta la posta. Appunto, lo fa anche perché ovviamente se no se tu già lo metti fuori il prezzo si rischia di Esatto, abbassarsi. Tu lo esatto. tieni in alto e il prezzo dici per noi è un giocatore fondamentale, lo vuoi, Esatto. pagacelo. Quindi è il gioco delle parti, però alla tua domanda ti rispondo no, la Juventus non ha ancora presentato l'offerta ufficiale, lo farà nelle prossime ore, a inizio settimana. Probabilmente l'offerta sarà, probabilmente, quasi sicuramente sarà inferiore a quei 60 milioni che l'Atalanta chiede. Noi abbiamo sempre parlato di 40-45 milioni come offerta iniziale. È chiaro che poi ci si dovrà venire incontro. Secondo me è un'operazione che si può chiudere sui 50 milioni. Da capire se poi magari dentro questa operazione ci può finire dentro qualche calciatore come contropartita tecnica. Ci sono tante cose che possono succedere. Dico però che ad ora non dobbiamo dare nulla per Per scontato. scontato, bene. Perché è giusto che le parti adesso si sentano totalmente considerate. Occhio a non sottovalutare l'Atalanta, perché visto che siamo adesso al dunque, se l'Atalanta si mette di traverso, come il Bologna ha fatto per Calafiori, Certo, eh. la Juve si ritrova di nuovo a dover andare su un piano B, e non credo sarebbe il caso. Assolutamente no. Giovanni, allora. Poi se vuoi nelle prossime ore, però vi dico anche che
Proverò, sto lavorando su alcune cose, su alcune piste, non per forza un'alternativa a Coop Miners, ma mi risulta che la Juve, un po' a sorpresa, sia sulle tracce di un giocatore che, come sempre, stavamo dando quasi certo in un altro club. Mi pare la Juventus stia preparando un altro blitz sullo stile Cabal. Perfetto, Però, allora facciamo vediamo. così. Volete la bomba? Giovanni Albanese è sempre lì, aspettatevela, è andato a trovare nel suo canale, dopo ho dimenticato all'inizio di dire ragazzi, iscrivetevi ai nostri canali, iscrivetevi al canale Giovanni Albanese, iscrivetevi al mio canale, visto? La bomba è sempre pronta, come dico io, il pendolone bolle, e bolle perché Giovanni è lì a controllare quello che succede. Giovanni, ti complico un po' la vita perché parlare oggi di Adeyemi è facile, anche perché chi segue Giovanni Albanese sa che hai già parlato di Adeyemi, hai già parlato di quello che può succedere, la Juve si sta muovendo. Io ti faccio un'altra domanda e dico la verità ai nostri amici da casa. La domanda per Giovanni era un'altra. Io invece ora, mentre stiamo parlando, gliela cambio. Giovanni, con la partenza di Sulè, con la possibile partenza di Chiesa, ma siamo sicuri che arriva solo Adeyemi o la Juve andrà su due esterni? Qual era la prima domanda? La prima domanda era quanto c'è di vero su Adeyemi e poi i tempi per l'arrivo di Quindi, Adeyemi e se mentre ne hai arriverà. sentito parlare, hai già deciso che la Juve prenda degli Ti dico che sentendo parlare Giovanni Albanese, tutto so che la Juve sta lavorando attentamente su Adeyemi. È ovvio che stiamo aspettando l'uscita di Sulè, però sappiamo che i soldi di Sulè saranno. Juve cercherà di investire tanti soldi anche su Coop Miners, abbiamo parlato. Però mi viene in mente: esce Sulè, esce Chiesa, dico, ma solo Adeyemi non riesce a coprire le due uscite. E allora, come dire, il domandone è questo qua. Dai, mettiamo pure il domandone iniziale. Adeyemi, la Allora, situazione. situazione è questa qua. Situazione è questa qua. La Juve lavora su Adeyemi? Sì, ci lavora, anche seriamente. È giunto lì qualche giorno fa, ha preso la macchina dal ritiro di Herzog & Aurach, è andato, ha fatto 2 ore di strada, è andato a Monaco di Baviera, a casa Adeyemi, Visto allora. per palesare l'interesse del club nei confronti dell'attaccante del Borussia Dortmund. Ha incontrato i genitori. Ora, è un'operazione complicata e soprattutto impegnativa, perché il Borussia Dortmund per cedere il giocatore vuole 35-40, con i bonus possono diventare 45 milioni. È un'operazione impegnativa. Così come l'ingaggio di Adeyemi non è un ingaggio da poco. Però Adeyemi mi sembra quell'investimento che la Juve vuole fare per avere un altro riferimento in attacco. Anche perché dopo Ken che deve ancora sostituire, Milik è in uscita, Chiesa probabilmente pure, Sulè esce, la Juventus oggi ha solo Vlahovic e Yıldız, deve fare tanto. Quindi un giocatore importante come Adeyemi e soprattutto in prospettiva può valere quell'investimento. Non è facile e la Juventus prima di potersi buttare su Adeyemi dovrebbe fare delle cessioni, a meno che non salti Coop Miners e la Juventus decida di andare su Adeyemi, ma sarebbe uno scenario, se vogliamo, clamoroso e diverso rispetto a quello che abbiamo raccontato fino ad ora. E siccome ci piace raccontare il calciomercato in tempo reale, ok, noi ricostruiamo i fatti che ci risultano, ok? Con il rischio che alcune cose non si verifichino e con la soddisfazione eventuale che dopo un po' di tempo possiamo dire vi avevamo raccontato questa cosa in tempi non sospetti. Perfetto. Ok, detto ciò, io ti dico che la Juventus non è che deve fare 2 esterni, ne deve fare 3 attaccanti, deve fare 2 esterni d'attacco. È un terzo giocatore che possa fare sia l'esterno che il vice Vlahovic. Quindi ad agosto, non adesso, ci sarà una vera e propria rivoluzione del reparto avanzato. Come devi fare?
fai un investimento, fai un prestito e poi provi a fare un'occasione a fine mercato con le condizioni che trovi. Questo è il piano di Cristiano Giuntoli ed è il motivo per cui sugli attaccanti abbiamo diversi nomi e non c'è da escludere nessuno. Non c'è da escludere nessuno perché uno può rientrare nella logica del prestito, l'altro può rientrare nella logica dell'investimento, l'altro può rientrare nella logica dell'occasione di fine mercato. Oggi certezze ne possiamo avere poche, sappiamo o abbiamo capito bene o male quale può essere la scala di gradimento, però attenzione perché in attacco succederà di tutto. E se finora è stato un mercato entusiasmante, o meno, questo ditemelo voi nei commenti se volete. Ad agosto ci saranno i fuochi d'artificio per l'attacco. Questa non è una promessa, è una certezza. Ci saranno i fuochi d'artificio per l'attacco. Perché? Perché la Juve non a caso in questo momento sta volendo risolvere la questione difensore con Todibo, perché Todibo dopo l'arrivo di Caballa ti mette a posto la linea difensiva. Il portiere l'hai già fatto. A centrocampo vuoi chiudere Koopmeiners, non è un caso che insomma entro questo fine mese la Juventus vorrebbe muovere le acque sul fronte Koopmeiners per mettere a posto il centrocampo e poi agosto vuole dedicarlo totalmente agli All'attacco, attaccanti allora. perché lo stesso Chiesa hai un mese per monetizzare la sua uscita e non è tanto. Quindi è una situazione delicata. Allora, Giovanni, diciamo così che la Juventus il calciomercato vero e proprio ancora allora lo deve fare, perché fino ad ora la Juve ha fatto, diciamo, del calciomercato, ha gettato le basi. Parliamo di giocatori Beh, che sono non ha stati fatto importanti. poco, eh. E appunto, io stavo dicendo fatti importantissimi, perché io penso una cosa, le basi per ogni costruzione penso che è la più importante, se non c'è la base tutto quello che poi si spicca in alto cade. Penso che la base è già bella ferma, parliamo di Douglas Luiz, parliamo di Thuram, Caballe, Todibo ormai ad un passo, penso che la Juve le basi le ha gettate, però aspettiamoci allora un mese di fuoco. Allora, perché noi dopo questo quarto d'ora, Giovanni, voglio fermarmi qui? Perché tu ieri sera hai detto anche una cosa molto importante, sarà una settimana piena di contenuti, cioè una settimana dove allora dobbiamo aspettarci tanto di quello Eh che sì, te lo è. Allora, confermo. perfetto. Allora, per quale motivo io oggi chiudiamo con questo quarto d'ora pieno, con questo menù che abbiamo, diciamo, buttato. Giovanni ci ha dato, come dire, un antipasto della settimana trascorsa in Germania. Poi ragazzi, è il cuore del mercato. Giovanni ce l'ha un po' descritto, dove attualmente la Juve sta lavorando, centrocampo, Koopmeiners, sugli esterni Adeyemi e non solo. E poi ragazzi, vogliamo scoprire, anche io sono curioso di scoprire questa bomba quale sarà. Per scoprirla seguite Giovanni Albanese, così vedremo veramente quello che succederà. Allora amici bianconeri, si chiude qui oggi questo nostro contenuto, ringraziando sempre la disponibilità di un Giovanni Albanese stanchissimo, dove ieri ha affrontato un lungo viaggio, una settimana piena di lavoro, però è sempre presente per gli amici da casa, per, come dire, per mescolare sempre quel pendolone, il pendolone del calciomercato e poi offrire a tutti noi il minestrone che a tutti noi così Grazie piace. Giovanni, grazie veramente. a te, grazie a voi, sempre un piacere. Allora, iscrivetevi ai canali, Giovanni Albanese, il mio BJ TV e poi vogliamo sentire i vostri commenti, vediamo come la pensate. Giovanni vi ha fatto, come dire, una ricetta bellissima. E allora commentate, like, poi mi raccomando sempre le campanelline perché sono importanti, che non vi perderete la bomba futura. Fino alla fine, forza Juventus, in angelo in iniemo, ossa benedica a tutti, picciotti, ciao. Ciao!